Molte persone credono che i resti fossili degli animali provino che nel passato sia avvenuta un'evoluzione. Per capire se ciò è veramente successo, esaminiamo la scienza che studia i fossili, la paleontologia. Il professor Roberto Fondi è uno specialista in paleontologia. Insegna nel Dipartimento di Scienze Naturali dell'Università di Siena. Fra le sue molte attività opera come consulente scientifico nella ricostruzione di animali preistorici. Forse lei si sorprenderà di sapere che le assunzioni fondamentali sulle quali si basa il pensiero evoluzionistico non vengono affatto confermate dai risultati della paleontologia. Quali sono queste assunzioni? In primo luogo che le cellule originarie ebbero forma in un ipotetico brodo prebiotico attraverso una lunga serie di reazioni chimiche per pura e semplice generazione spontanea. In secondo luogo che queste cellule si sono riunite in colonie e che poi col passare del tempo hanno dato origine a strutture multicellulari sempre più complesse fino a culminare nei vertebrati e nell'uomo stesso. È chiaro che secondo queste due assunzioni tutta la storia della vita può essere resa simile o paragonata ad un gigantesco albero genealogico dai numerosissimi rami che però convergono in un progenitore comune, in un tronco unico, il quale affonda direttamente le proprie radici nella materia inorganica. E la paleontologia non conferma queste assunzioni? Non conferma affatto queste assunzioni. I vari gruppi biologici, dalle alghe unicellulari fino ai batteri, fino all'uomo, compaiono improvvisamente nella documentazione stratigrafica, senza nessun legame deterministico che li connetta. Allora per quale motivo tante persone credono che i fossili siano la prova dell'evoluzione? Bene, la teoria dell'evoluzione viene insegnata agli adulti e presentata ai più piccoli, ai più giovani, come se fosse un fatto scontato, completamente dimostrato. Per cui sarebbe non solo una perdita di tempo, ma addirittura ridicolo proprio discutere sulla sua validità. Bene, io nei miei due libri, Oltre Darwin e la rivoluzione organicista, ho citato le opinioni di vari autori molto conosciuti, secondo i quali l'evoluzione è un fatto provato e indiscutibile. Esempio, George Gaylord Simpson e Stephen Jay Gould dell'Università di Harvard. Però ho citato anche opinioni di altri biologi non meno noti, come Émile Guillemot dell'Università di Ginevra, come Jean Rostand, come Kerkut dell'Università di Southampton, i quali credono fermamente nell'evoluzione, però ammettono pianamente che di essa non c'è nessuna prova. Bene, esiste un libro sicuro di storia sopra questi eventi, che è quello dato dalle rocce e dai resti fossilizzati che sono contenuti in queste rocce. Spetta a noi paleontologi essenzialmente leggere questo libro per cercare di dare una risposta a questi grandi problemi. E lei cosa ci legge in quel libro, professore? In questo libro io leggo semplicemente che le prove paleontologiche a sostegno dell'evoluzione sono veramente rare e quelle rare discutibili. In effetti, se la teoria dell'evoluzione fosse un fatto, se l'evoluzione si fosse veramente verificata, tutti i musei dovrebbero essere stracolmi di documentazione fossile la quale specifichi, dimostri il passaggio graduale da un gruppo biologico ad un altro. E in realtà non ce n'è nessuno di questi gruppi di trasformazione. Gli unici resti che vengono posti come prove convincenti di questi passaggi evolutivi, per esempio gli anfibi Ichthyostega e Seimuria, o il rettile Probainognathus, oppure anche l'uccello Archaeopteryx, o addirittura l'australopitecina, la scimmia australopitecina che viene chiamata Homo habilis, sono ben lungi dall'essere convincenti. Ci dica qualcosa della supposta evoluzione dell'uomo. L'idea dell'uomo come anello terminale di una evoluzione graduale che parta dalle scimmie australopitecine va respinta come priva di fondamento. In realtà l'uomo corrisponde ad un taxon che ha sempre conservato i suoi attributi fin dalla sua prima comparsa. E credo questo di averlo mostrato a sufficienza nei miei libri.
Allora, qual è la conclusione, professore? La mia conclusione è che la biologia e anche altre discipline scientifiche progredirebbero senz'altro più in fretta se si lasciassero dietro le spalle la mitologia, il vicolo cieco della mitologia evoluzionistica, per riprendere il solco sicuro e fruttuoso della morfologia di tipo aristotelico, linneano, cuvieriano e ghettiano.